Signore e signori, benvenuti. Ringrazio vivamente per la presenza il dottor Marco Zonaro, finalmente libera. L'incontro era programmato per maggio dello scorso anno e poi per gennaio di quest'anno e sono stati rimandati tutti e due per il noto motivo. Comunque ce l'abbiamo fatta finalmente. Marco Zonaro è nato a Cortina da un pezzo, vive e ha il suo studio a Roma. È un esperto di scienze forensi e digitali. Dagli anni 90 si occupa di accertamenti tecnici scientifici per conto di organi giudiziari e studi legali in tutto il territorio nazionale. Iniziò la sua attività nel 92, collaborando per parecchi anni con il noto esperto di balistica forense e grafologia giudiziaria Antonio D'Arienzo. Partecipa a convegni e congressi scientifici su tematiche legate ai sistemi per l'intercettazione di telecomunicazioni e sulle metodologie per localizzazione radiomobile cellulare. È ideatore e promotore del ciclo di convegni intitolato Maresciallo, mi sente? Maresciallo, chi sono? Maresciallo, chattiamo. Complimenti. Conduce l'incontro Franco Tosolini. Espone Sandra Andretta. Vi ricordo che sono sempre in corso le iscrizioni a Libera per l'anno per il 22. Grazie. Signore e signori, buonasera. E ben trovati, ben ritornati qui agli incontri di Libera. Io come sempre ringrazio la Presidente Rosalba Schenal per avermi invitato e ringrazio il Dottor Zonaro che stasera mi accingo a moderare con onore. Stasera, l'argomento di questa sera è l'argomento del mestiere più bello ed interessante del mondo. E non quello più vecchio, perché quello più vecchio è un altro mestiere. E è sicuramente interessante e più bello perché ha un fascino incredibile. Stiamo parlando del mestiere dell'investigatore, dell'investigazione. E una nota su tutta, c'è una narrativa vastissima e una filmologia ancora più vasta in tutti i paesi del mondo che riguarda appunto l'attività investigativa. E quindi sulla base di questo mi sono permesso di dire che è sicuramente il mestiere più bello del mondo. E, in buona sostanza l'attività investigativa si divide in due grossi settori, in due grossi macrosettori. Il primo macrosettore sono le indagini soggettive e il secondo sono le indagini oggettive. Per indagini soggettive intendiamo tutta quell'attività che compie l'investigatore, o meglio, che compiono gli inquirenti, per addivenire alla raccolta delle prove e quindi all'individuazione di un responsabile di un crimine attraverso l'analisi dei soggetti che a vario titolo, quindi delle persone che a vario titolo, hanno un ruolo in questo crimine. Quindi l'assunzione delle informazioni delle persone informate sui fatti, ascoltare le varie testimonianze dei testimoni, l'interrogatorio dei presunti responsabili, le confessioni degli indagati, dei responsabili, le individuazioni, il confronto fra le varie testimonianze. Quindi tutta quell'attività che vede coinvolte le persone fisiche, i soggetti, attengono nella sfera delle indagini di carattere soggettivo. Le indagini di carattere oggettivo invece attengono a quelle che sono le cose, le tracce pertinenti al reato. Un esempio, non so, l'arma del delitto,
oppure la traccia per antonomasia è l'impronta digitale, no? L'impronta è tecnicamente definita dattiloscopica. E, ecco, tutta questa parte delle indagini, dell'attività investigativa che attiene alle indagini oggettive, sono caratterizzate da una serie di discipline, multidisciplinarietà di discipline di carattere scientifiche, che vengono raggruppate in quelle che sono le cosiddette scienze forensi. E quindi parliamo di dattiloscopia, parliamo di medicina legale, parliamo di chimica, parliamo di fisica, parliamo di balistica, appunto legati alle armi. E ultimamente parliamo anche di informatica, perché molti crimini, come sappiamo, vengono fatti con gli strumenti dell'informatica, anche in ambito informatico. Qui avremo modo anche di approfondire l'argomento, cioè il contesto è proprio un contesto che non è più un contesto materiale, ma è un contesto di carattere informatico. Ecco, questo, le indagini di carattere oggettive, sarà l'argomento di questa sera. Voglio spendere ancora una parola sulla distinzione fra le indagini soggettive e le indagini oggettive, prima di passare la parola al dottor Zonaro. In quanto da quando è nato l'uomo, purtroppo, ci sono i crimini e da quando è nato l'uomo si cerca di contrastarli e di scoprire i responsabili dei crimini. Da quando è nato l'uomo ad oggi, il ruolo da protagonista, il peso specifico fra le due sfere delle indagini soggettive ed oggettive l'ha avuto le indagini soggettive. Cioè il ruolo fondamentale erano basate soprattutto sulle varie testimonianze, sui racconti, sulle delazioni anche, sulle confessioni dei presunti responsabili. E le indagini oggettive in realtà hanno un peso molto maggiore e molto minore, scusate, nella storia. Si pensi ad esempio che le impronte digitali, nonostante fossero studiate già intorno al 1600, ma in realtà hanno avuto un ruolo importante nell'attività investigativa soltanto alla fine del 1800. Soltanto agli inizi del 1900 le impronte di carattere dattiloscopico assumono una rilevanza in seno a un ufficio investigativo che è lo Scotland Yard di Londra. Il primo ufficio di medicina legale, istituto di medicina legale, compare in Francia negli anni 20 del 1900 e addirittura le impronte di carattere biologico, cioè voglio dire ad esempio il DNA, che ormai tutti abbiamo imparato bene o male a capire come funziona, no? La struttura elicoidale, l'acido deossiribonucleico che individua una ed una sola persona, esattamente come l'impronta digitale. Beh, le analisi di carattere biologico sul DNA, stiamo parlando della metà degli anni 80. E quindi capite bene che le scienze forensi hanno avuto un ruolo molto importante, ma a livello storico sono utilizzate veramente in un spazio temporale molto molto breve. Ecco, questo è l'argomento che faremo questa sera, ci occuperemo appunto delle scienze forensi. Proprio per questo vorrei chiedere al dottor Zonaro cos'è la criminalistica e cosa sono le scienze forensi. Buonasera a tutti, consentitemi innanzitutto di rivolgere un ringraziamento all'Associazione Libera dell'Uno e alla dottoressa Schenal per questo invito, per il quale sono onorato di poter partecipare e poter parlare un pochino di questa professione e della criminalistica, che è sostanzialmente la disciplina che raccoglie una moltitudine di scienze, di metodologie scientifiche che si mettono al servizio delle indagini e delle investigazioni, soprattutto nel campo penale. Il dottor Tosolini ha appunto parlato della dattiloscopia, quindi della disciplina che si occupa, che si può dividere in dattiloscopia preventiva e dattiloscopia giudiziaria, e che si occupa di esaltare e classificare un frammento di impronta digitale o più frammenti di impronte digitali che possono essere presenti su una scena del crimine. Le tecniche sono oggi
diverse, sono molte, per poter esaltare un frammento di impronta digitale. Non esistevano certo agli inizi del 1900. Il progresso tecnologico, l'evoluzione tecnologica ci ha messo a disposizione una serie di strumenti che sono prevalentemente utilizzati dalla polizia giudiziaria, quindi dai servizi, dai gabinetti di polizia giudiziaria, dai SIS, dai servizi di investigazione scientifica, dei carabinieri, che sono i primi ad intervenire sulla scena del crimine. E quindi loro possono utilizzare questa moltitudine di tecniche per poter raccogliere dati e informazioni e prove che vanno poi a supportare l'indagine penale. Quindi dattiloscopia, quindi possibilità di esaltare un'impronta digitale mediante uso di polveri che possono essere polveri minerali o polveri magnetiche, mediante l'uso di composti chimici come per esempio l'anidrina, che è molto utile per esaltare impronte latenti su superfici porose come per esempio la carta. Un frammento di impronta digitale può rimanere su un foglio di carta anche per 15 anni se il foglio viene conservato correttamente. E quindi ecco, diciamo, l'evoluzione tecnologica che consente, che aiuta l'indagine penale. Capita spesso che sentiamo di parlare di un reato commesso tanti anni prima per il quale a un certo punto si appare un indagato, no? Ci si chiede: ma come mai, com'è possibile che 10 anni fa, porto un esempio, 10 anni fa sia stato commesso un crimine e oggi si apra un'indagine nei confronti di una persona? Beh, spesso capita che sulla scena del crimine all'epoca venissero raccolti uno o più frammenti di impronta papillare latente. Questi frammenti vengono classificati e vengono inseriti all'interno di un sistema che si chiama AFIS, e questo sistema raccoglie e classifica tutte le impronte digitali, sia latenti sia relative ai soggetti che di volta in volta vengono fotosegnalati. Ogni volta che nell'AFIS viene inserito un frammento di impronta latente, il sistema comincia a comparare questo frammento con tutti quelli che stanno nel database per vedere se possono emergere delle corrispondenze. Se non emerge nessuna corrispondenza, il frammento viene, fra virgolette, depositato all'interno di un'area di frammenti ignoti. Ora, può capitare che a distanza di 10 anni, 8 anni, a distanza di tanto tempo, la polizia giudiziaria, nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni o nel corso di una indagine parallela, possa fermare un soggetto, fotosegnalarlo, e le sue impronte digitali inserite in AFIS, il quale comincia a confrontarle con quelle ignote facendo emergere delle corrispondenze. Ed ecco quindi l'importanza anche in questo campo dell'evoluzione tecnologica che ci ha consentito con l'informatizzazione dei sistemi di raggiungere questo risultato. Per quanto riguarda la balistica forense, il sistema si chiama IBIS, e raccoglie informazioni legate a tutte quelle che sono le possibili impronte di classificazione sia a livello generale sia a livello peculiare di un'arma o di un proiettile che viene rinvenuto sulla scena del crimine. La balistica forense consente di esaminare, per quanto riguarda la balistica interna, il funzionamento dell'arma e come la stessa reagisce allo sparo di una munizione. La balistica terminale si preoccupa di investigare la dinamica del proiettile che attinge un individuo, attinge il corpo di un individuo e come lo stesso si comporta. Un caso recente, ricorderete il povero Marco Vannini, lì ci fu tutta una questione particolare di balistica terminale sul braccio del povero ragazzo. La balistica intermedia è la branca della balistica forense che si preoccupa di capire
il movimento, diciamo, nello spazio, la traiettoria, la dinamica del movimento del proiettile da quando è stato espulso dal vivo di volata dell'arma fino a quando non ha attinto il bersaglio. Ma non solo, andiamo alla genetica forense. Negli ultimi giorni mi pare che l'argomento sia di nuovo tornato di grande attualità per quanto riguarda il discorso della Yara Gambirasio. Poi come si evolverà la vicenda, chiaramente lo leggeremo quando le indagini saranno terminate, ma anche la genetica forense, benché la teoria alla base sia nota, ha usufruito del progresso tecnologico, per esempio in termini di capacità di amplificazione della traccia biologica. 25 anni fa, per poter estrarre un profilo genetico era necessaria una certa quantità di materiale biologico. Se questa quantità non era disponibile sulla scena del crimine, l'indagine biologica non si poteva fare. Oggi, grazie allo sviluppo delle tecniche di amplificazione, è possibile estrarre un profilo biologico da una traccia molto, molto, molto più piccola rispetto a quanto non fosse consentito 20 anni fa. Ma poi ci sono le scienze forensi, fra virgolette, nuove. Parliamo della Bloodstain Pattern Analysis, l'analisi delle tracce di sangue sulla scena del crimine, che è una branca delle scienze forensi che si basa anch'essa sui principi della fisica, sui principi della fluidodinamica, sui principi della dinamica dei corpi, del movimento dei corpi, ma che, applicata al caso pratico, e cioè alla goccia o alle gocce o al flusso di sangue che fuoriesce dal corpo e che vanno a impattare una determinata superficie, può consentire di raccogliere una serie di informazioni molto importanti. Per esempio, quali possono essere stati i movimenti dei soggetti all'interno della stanza nel corso dell'evento, o quali possono essere stati i movimenti dei soggetti nella stanza dopo l'evento. Stabilire, quando è possibile ovviamente, la possibile area di origine del colpo che ha provocato la lacerazione della cute e eventualmente la lacerazione dei vasi sanguigni, dei vasi ematici. Certo, non ci consentirà mai di capire chi è stato, non ci consentirà mai di capire esattamente che cosa è successo, cioè nei minimi dettagli, ma le informazioni che può dare sono incredibili. Noi immaginiamo che delle semplici gocce di sangue, dei pattern tecnicamente, che possono essere rinvenuti su una parete, come spesso accade, se assumono una caratteristica sinusoidale, è altamente probabile che siano stati generati da un flusso ematico che fuoriusciva da un vaso arterioso, quindi un vaso in alta pressione. Tracce ematiche, quindi pattern che si presentano su una superficie in sequenza seguendo una determinata traiettoria, tecnicamente si chiama cast off, sono altamente riconducibili ad un oggetto che, intriso di sostanza ematica, si è spostato rapidamente nello spazio, rilasciando diverse gocce che sono andate a formare il pattern sulla superficie. Lo swipe, che è l'oggetto intriso di sangue che ha lasciato una traccia su un oggetto incontaminato, o per contro il wipe, un oggetto incontaminato che è venuto a contatto con una traccia ematica su un oggetto contaminato e vi ha lasciato un segno. Insomma, sono tutte peculiarità anche della Bloodstain Pattern Analysis che sono diventate di incredibile utilità, e questa è una scienza forense che possiamo definire nuova. Come nuova possiamo definire la scienza forense applicata al mondo della digital forensic, che è la cosiddetta blockchain forensics, e che fino a prima dell'uscita dei bitcoin non aveva ragione di esistere. Quindi è blockchain forensic, quindi la scienza forense che si occupa di investigare
da un punto di vista forense il meccanismo diciamo di produzione e scambio dei bitcoin applicato ovviamente ai casi di truffa che avvengono per quanto concerne questo tipo di moneta elettronica. E poi non ultima la fonica forense, che anch'essa nel corso degli anni ha conosciuto uno sviluppo incredibile, e questo è stato uno sviluppo parallelo all'evoluzione dei sistemi di intercettazione, che come vedremo ha una storia abbastanza particolare e anche curiosa, perché c'è sempre stato, è sempre esistito una sorta di gap, una sorta di finestra temporale che a seguito dell'evoluzione di un sistema di comunicazione creava un vuoto nei sistemi di intercettazione. Cioè, in buona sostanza, da un certo momento in poi la tecnologia per le intercettazioni di comunicazioni, che sono di fondamentale importanza nelle indagini penali, rimaneva inerte di fronte all'evoluzione tecnologica. Di questo magari poi ne parleremo un attimo. L'esito che possiamo trarre dalle intercettazioni telefoniche, un esito semantico, quindi la trascrizione, capire che cosa si sono detti i soggetti, un esito di tipo identificativo, chi ha parlato, chi stava parlando, di chi è la voce che si sente al telefono, un esito di tipo localizzativo, dove era il telefono cellulare che ha prodotto un determinato evento comunicativo quando questo evento è stato generato. Quindi anche la fonica forense rientra nell'ambito delle scienze forensi, e poi la digital e la mobile forensi, che sono praticamente scienze che sono nate, la mobile forensic con la nascita dei sistemi di telecomunicazioni radiomobili in tecnologia digitale. E quindi stiamo parlando fondamentalmente come nascita di tecnologia in Italia dal 1995 in poi, quando venne implementata la prima rete radiomobile GSM. Quindi l'importanza dell'aspetto localizzativo che prima non poteva esserci. Ma non solo, l'evoluzione tecnologica ci ha consentito di poter utilizzare oggi questi dispositivi, questi strumenti che sono gli smartphone, con i quali compiamo azioni e facciamo cose che fino a 25 anni fa erano assolutamente inimmaginabili, a cominciare dalla disposizione di un pagamento bancario per la prenotazione di biglietti aerei, di biglietti per uno spettacolo, la prenotazione di una vacanza, piuttosto che comunicare con diverse forme, scambiare dati, scambiare file, scambiare informazioni, prendere, acquisire informazioni, utilizzare il telefono come macchina fotografica, utilizzarlo come registratore vocale. Questi dispositivi, credetemi, raccolgono una quantità di informazioni nostre che è impressionante. E ve lo posso garantire, perché poi tutti questi dati, all'esito di una indagine forense che si fa sui dispositivi quando vengono posti in sequestro, per esempio dall'autorità giudiziaria, emergono tutti questi dati in maniera impressionante. Quindi la digital e la mobile forensic sono due branche della criminalistica forense che soprattutto negli ultimi anni hanno conosciuto uno sviluppo impressionante e che devono necessariamente seguire lo sviluppo dei dispositivi e delle tecnologie di comunicazione per non restare indietro. E anche qui, ahimè, un gap c'è sempre, per ovvi motivi, perché per evitare questo gap bisognerebbe fare in modo che il produttore che sviluppa un nuovo prodotto non lo possa mettere sul mercato fino a quando non esiste la tecnologia per intercettarlo, o fino a quando non esiste la tecnologia per acquisire il contenuto, una cosa piuttosto improbabile che si possa verificare. Quindi questo è il mondo della criminalistica. Io nella fattispecie mi occupo di digital e mobile forensic, quindi di sistemi di intercettazione e investigazione sui dispositivi radiomobili cellulari, sui computer,
e ovviamente tutto il mondo che intorno ad essi ruota, la fonica forense e la localizzazione tramite l'analisi dei tabulati di traffico telefonico, quindi l'agganci delle celle e tutti i dati che dai tabulati si possono ricavare. Ed è un mondo veramente molto 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 importante. Diciamo che l'aspetto più importante comunque riguarda in primo luogo l'acquisizione della prova. L'acquisizione della prova deve essere effettuata garantendo l'assoluta immodificabilità della stessa, e questo anche a garanzia della difesa, chiaramente. Quindi vi sono particolari tecniche perché l'acquisizione della prova possa avvenire nel rispetto della genuinità e dell'integrità del dato. Immaginiamo l'hard disk di un computer che viene sequestrato. Nel momento in cui io devo estrarre da questo hard disk i dati in esso contenuti, necessariamente lo devo collegare a un dispositivo. E questo dispositivo deve alimentare il mio hard disk, quindi deve farci circolare all'interno una corrente elettrica, deve porre in funzione i suoi circuiti, i suoi meccanismi, se si tratta di un hard disk elettromeccanico, e cominciare ad esportare i dati. Tutta questa operazione deve avvenire con la totale garanzia che nulla all'interno dell'hard disk debba essere modificato, ovviamente. Quindi non è assolutamente pensabile che io prenda un hard disk di un computer posto sotto sequestro e lo colleghi semplicemente al mio computer per estrarre i dati, perché nel momento in cui lo collego al mio computer, soprattutto se sul computer gira un sistema operativo Windows, il sistema operativo già solo all'atto di identificare l'hard disk mi va a sovrascrivere alcuni settori dello stesso, e quindi di fatto mi va a creare una modifica del reperto. Allora, per poter acquisire prove in maniera certa, ci sono degli strumenti, ci sono delle tecniche. Ci sono i duplicatori forensi, che sono dei veri e propri dispositivi standalone, che sono predisposti per accogliere in ingresso l'elemento in prova, quindi con un ingresso che è protetto da scrittura e da cancellazione, e un'uscita che mi è rappresentata dal mio supporto, che raccoglierà tutti i dati e li preparerà per una eventuale analisi. E questo può funzionare per tutti i dispositivi digitali, quali hard disk, quali pendrive, CD-ROM e compact disk, questi non sono neanche contemplati perché normalmente non possono essere sovrascritti. Comunque tutti quei dispositivi che sono sequestrati, che possono essere oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria, ed eccoli qua praticamente, no? Quindi abbiamo stampanti, abbiamo micro SD, abbiamo computer, sono tutti oggetti che possono essere molto importanti, la cui investigazione da un punto di vista digitale può essere molto importante per trarre elementi a supporto dell'indagine. Quando la polizia giudiziaria effettua una perquisizione o un sequestro, deve essere molto accorta nel andare a sequestrare, nel mettere in atto una serie di come possiamo chiamarle, di procedure per poter far sì che il dato possa rimanere quanto più integro e genuino possibile, assolutamente, per forza. Ma devono stare attenti anche a un'altra cosa molto importante, al fatto che esistono degli oggetti che sono insospettabili e che spesso e volentieri vengono utilizzati da persone per poter memorizzare i dati riservati o che devono rimanere riservati, e non sempre sono così individuabili. Tempo fa è capitato il caso di nell'ambito di un'indagine nel quale la PG sapeva che esisteva un sistema di archiviazione dei dati che potevano essere di grande importanza, ma all'atto della perquisizione non riusciva a trovarlo. E perché? Perché era un sistema progettato, era sostanzialmente un hard disk wifi,
nascosto in un controsoffitto che comunicava in wifi con la macchina, però era, cioè, non è che quando si va a fare una perquisizione si può demolire un appartamento sostanzialmente, a meno che non esistano validi presupposti per poterlo fare. Quindi vedete l'evoluzione tecnologica che mette a disposizione delle persone una serie di strumenti che possono, che devono essere usati, che sono progettati per essere usati per agevolare la nostra quotidianità sia di svago sia lavorativa, ma che chiaramente possono essere e vengono utilizzati anche per scopi illeciti. E questo è il motivo per cui dalla fase della discovery, del sequestro, alla fase di analisi è molto importante che queste fasi seguano determinati e specifici protocolli. Per quanto riguarda i computer, tutto sommato le cose non vanno neanche tanto male, o non andavano neanche tanto male fino a quando qualche azienda produttrice di software scusate, non ha pensato bene di creare dei sistemi di cifratura dei dati, perché a quanto pare il concetto di privacy è un concetto che sta a cuore a moltissimi, e quindi è un concetto che viene utilizzato come, fra virgolette, arma per accaparrarsi clientela. Basti guardare la guerra, fra virgolette, che è in atto fra Apple e Android, diciamo, come sistemi operativi, per cui queste case di produzione cercano di fare, diciamo, di produrre sempre dispositivi che siano, che possano garantire sempre più la privacy del proprietario e dell'utilizzatore. E questo, credetemi, crea dei problemi a livello investigativo. Tant'è che per poter investigare il contenuto della memoria di un telefono cellulare, le tecniche che devono essere utilizzate non sono assolutamente comparabili con quelle che vengono utilizzate per i computer, per le memorie, per le pendrive. Perché mentre l'hard disk di un computer è costituito da una memoria che contiene dei dati, e quelli sono e stanno lì, e voi dovete immaginare che il telefono cellulare è un dispositivo che voi avete comprato, di cui ne siete legittimi proprietari da un punto di vista materiale sicuramente, ma per il sistema operativo che gira all'interno del telefono voi non siete affatto i proprietari del telefono, voi siete dei semplici utenti, perché l'amministratore del sistema è lui. Tant'è che se comprate un telefono cellulare che ha delle applicazioni preinstallate e cercate di disinstallarle, lui non ve lo fa fare. Così come non vi fa entrare in determinate cartelle. Io stavo vedendo adesso, purtroppo questo l'ho comprato da poco, perché volevo farvi vedere, parlando delle indagini di pedopornografia, volevo farvi vedere come Telegram, il famoso sistema di messaggistica Telegram, può in alcuni casi raccogliere del materiale a insaputa dell'utente. In realtà non a insaputa, l'utente l'ha visionato, ma sappiamo bene che il nostro codice penale non punisce la visione, punisce la detenzione consapevole. E quindi ci sono stati molti casi in passato di indagini che sono state espletate dalla polizia giudiziaria su casi di pedopornografia, per i quali sono stati sequestrati dei dispositivi radiomobili cellulari all'interno dei quali vi era materiale di natura pedopornografica, per il quale però il proprietario del telefono continuava a dire sì, io l'ho visto, ma io non ho scaricato niente. Volevo farvi vedere come Telegram in alcuni casi, anche se sfogli semplicemente un canale, senza operare alcun tipo di scaricamento volontario, in realtà lui tutto quello che vedi se lo mette in una cartella di sistema. Col vecchio telefono riuscivo a entrarci, adesso non ci entro più. Cioè, questo telefono non mi consente di entrare in quella cartella. Cosa dovrei fare quindi? Dovrei collegare il mio telefono al sistema forense di acquisizione che abbiamo, acquisire l'intero telefono con le modalità che il sistema mi consente, perché non per tutti i telefoni l'acquisizione può essere profonda. Ci sono dei telefoni cellulari che mi consentono di acquisire solo una parte della memoria o una parte del file system, non tutta.
E questo perché? Proprio perché c'è una questione di privacy, proprio perché i produttori di smartphone tengono a questo concetto, e rendendo così molto difficile l'investigazione, tant'è che le tre maggiori aziende che al mondo si occupano di sistemi per l'acquisizione dei dati dei telefoni radiomobili cellulari, che sono l'israeliana Cellebrite, la svedese MSAB e l'americana Oxygen, hanno un settore al loro interno che è un settore ricerca e sviluppo che continuamente cerca metodi e modi per, fra virgolette, bucare il sistema operativo dei telefoni per far sì che lo stesso possa darci i dati che noi gli chiediamo, altrimenti questi dati non vengono fuori. Quindi è un mondo molto complesso e in continua evoluzione, per il quale purtroppo non sempre riusciamo a stare al passo, quantomeno per cercare di ridurre quel famoso gap di cui parlavamo prima. Sì, assolutamente. Ecco, direi che come premessa introduttiva c'è moltissima carne al fuoco. Direi che in un'analisi così veloce, se la scena del crimine di 100-200 anni fa poteva lasciare un certo numero di tracce, la scena del crimine attuale ce ne possiamo trovare infinitamente di più, molte di più. E ovviamente abbiamo tutta una serie di strumenti che hanno agevolato la nostra vita, che la rendono migliore, la rendono più semplice, ma al tempo stesso lasciano un sacco di tracce, non soltanto a livello criminale, criminalistico, ma anche nella vita di tutti i giorni. Banalmente, io oggi sono partito da Udine per venire a Belluno, sono entrato in autostrada con il Telepass e mi sono fermato a fare benzina al distributore dove c'è un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, ho pagato la benzina col bancomat, dopodiché appena uscito dall'autostrada per venire a Belluno ero un po' in ritardo e un Velox mi ha preso, però voglio dire, per fare un esempio, cioè tutta una serie di cose che... Anche non essere una battuta. Purtroppo, potrebbe anche non essere una battuta, anche perché purtroppo sono avvezzo a... E poi adesso abbiamo anche la macchina nuova. No, al di là di questo... Stasera lo bagniamo, sì, assolutamente. Ecco, quindi tutta una serie di tracce, per lo più digitali, che lasciamo continuamente nella nostra vita di tutti i giorni. Purtroppo la recente fase pandemica, i 2 anni che abbiamo appena vissuto e da cui forse siamo usciti, ci hanno insegnato molte cose, ad esempio lo smart working, la scuola digitale a distanza, come si chiama, la didattica a distanza, cioè tutti aspetti che sotto alcuni punti di vista sono anche positivi. Cioè la possibilità di poter lavorare da casa, la possibilità di poter studiare da casa e approfondire certi argomenti, ma al tempo stesso tutte cose che lasciano qualcosa di noi. Quindi, dottor Zonaro, è corretto dire che serve maggiore consapevolezza in quello che facciamo? Non so, penso magari anche ai social media, e qui volevo anche rilanciarle una cosa. Si ricorda che all'inizio della fase pandemica c'era questa app che era stata proposta, si chiamava la app Immuni, se non sbaglio, e tantissima gente non la voleva scaricare perché pensava che ci fosse un controllo sociale, eccetera, eccetera. Il controllo sociale su una persona che ha WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram, di che controllo sociale stiamo parlando? Non solo Facebook, Instagram e Telegram. Immaginiamo solo tutte le app di gioco, tanto per dirne alcune. Immaginiamo app di servizi, tanto per citarne altre. Ma chiediamoci un attimo una cosa: ma queste app da chi sono state sviluppate? Sono state sviluppate da programmatori che hanno investito tempo e denaro e che sicuramente non sono dei buoni samaritani. Cioè, se hanno deciso di investire tempo e denaro per sviluppare queste app e mettercele a disposizione gratuitamente, un qualche motivo ci deve essere. E il qualche motivo è molto semplice, è che nessuno di noi, quando installa queste app, va a leggersi la privacy policy.
perché quando installate queste app, quest'app prima di consentirvi di essere utilizzata vi chiede una serie di autorizzazioni che diamo, anche perché se no non la usate. Quindi noi diamo una serie di autorizzazioni: accesso alla galleria, accesso al microfono, accesso alle cartelle interne dei file, accesso alla rubrica, accesso ai messaggi. E quest'app la installiamo, iniziamo a usarla e comincia a raccogliere dati che sono rappresentano un patrimonio incredibile in termini economici, perché questi dati vengono raccolti e vengono venduti alle aziende che poi profilano i gusti dei clienti. E quindi, no, App Immuni, sì, è vero, ci preoccupa, io ce l'ho installata. Ogni volta che mi chiedo il Green Pass lo prendo dall'App Immuni, perché è pratica, poi insomma io personalmente la trovavo anche utile. Ma non mi sono certo preoccupato del problema del furto di dati o della divulgazione dei dati, perché diciamo esiste sempre un costo-beneficio, questo lo sappiamo. In questo caso io ho fatto una mia valutazione, il beneficio è molto maggiore del costo e quindi vale la pena di installarla. Ma il problema non è l'app Immuni è l'esempio. Sì, sì. E il problema sono tutte queste app che raccolgono i dati dal nostro telefono cellulare e li divulgano a scopo commerciale. E questo rappresenta un grosso problema. Non so se vi è mai capitato di ricevere ultimamente delle telefonate di società che vi propongono prodotti commerciali, servizi, cambi di forniture di energia, eccetera, eccetera, e queste chiamate arrivano una volta da Trieste, una volta da Trento, una volta da Parma, una volta da Reggio Calabria. Ma uno si dovrebbe chiedere, ma come mai queste società hanno sedi in tutta Italia, praticamente devono essere delle multinazionali? In realtà le cose non stanno così, eppure a noi sul telefonino ci appare il numero, cioè il prefisso, no? 051 è Bologna, non si discute, perché il numero ce lo fornisce l'operatore, cioè l'informazione del numero del chiamante arriva dalla rete radiomobile. E quindi se arriva 051 uno dice: mi stanno chiamando da Bologna. Com'è possibile allora? Se mi consentite, ci metto un minuto, ve lo dimostro. Ecco, per esempio, vedete, non gli piace più la mia impronta digitale. Lui ogni tanto, a proposito di quello che dicevamo prima, tu non sei proprietario del telefono, tu sei un suo schiavo. Perché lui dice: vuoi funzionare la tua impronta, non mi basta più, mi devi mettere il codice. E siccome io per deformazione personale l'ho messo bello lungo e complesso, ogni volta è un dramma. E non solo. Allora, vediamo se riusciamo a fare questo piccolo esperimento. Dunque. Ok, perfetto, ottimo. Allora, io adesso col mio telefono faccio una chiamata al numero del dottor Soli. Vi metto in viva voce così. Ah, la chiamata, per intenderci, in questo momento sta andando in Michigan. Mi sta chiamando Rosalba. Faccia vedere. Chi la sta chiamando? Io l'ho segnata come Rosalba Schiena. Rosalba, perché mi chiami? Risponde. Mi sente? Sì, la sento benissimo. Posto. Allora, questa è una tecnica che si chiama spoofing call. Le ho fatto lo scherzetto l'altra sera. Sì. È una tecnica.
la Silvana Grassi. Sì, l'ho chiamata col numero di Silvana, che era l'unico numero che pensavo, ero sicuro lei avesse nel suo telefono. Silvana è stata la mia insegnante alle elementari, e c'è un affetto nei suoi confronti che è immenso. Quindi, tecnica dello spoofing call. Quindi, io con una metodologia riesco a ingannare la rete telefonica. Facendo cosa? Utilizzando la chiamata in tecnologia VoIP. Ecco perché la chiamata va in Michigan. No, in realtà non è per quello. Una volta avevano un server, questi signori avevano un server anche a Bergamo. Evidentemente, finalmente, le cose sono cambiate. Adesso in Italia non c'è più possibilità di implementare una postazione di server per reindirizzare le chiamate in questo modo. Però l'app, come vedete, funziona lo stesso. Chiamata in Michigan, allora c'è una comunicazione di rete dati che comunica al server qual è il numero che voglio chiamare, poi c'è una chiamata in fonia che in Michigan viene reindirizzata a livello internazionale sull'operatore telefonico di destinazione di chi riceve la chiamata. Chi riceve la chiamata vede il numero che io ho deciso di fargli vedere. Allora, immaginiamo, no? La pericolosità di questa cosa. Ma mi viene in mente un fatto anche banale, se vogliamo, no? Io chiamo una signora, magari che vive sola a casa, che ha i figli fuori, la chiamo col numero del figlio perché so che in quel momento il figlio sta in aereo, e dico: signora, sono... La chiamo, dice: guardi signora, io sono l'amico di suo figlio ha avuto un brutto incidente, la sto chiamando col suo telefono, mi sta pregando cortesemente, ha bisogno di denaro, ha bisogno di una cosa, mi ha pregato di venire a casa sua, di prendere... E quella vede il numero del telefono del figlio, non sospetta assolutamente che la chiamata possa prevenire da un altro soggetto e istintivamente si fida. Lo potete trovare in rete, un articolo di qualche tempo fa, dove la tecnica dello spoofing call venne applicata a un'altra tecnica pericolosissima, che è quella del deepfake. Oddio, se volete possiamo connetterci in YouTube e vi faccio vedere. Sapete cos'è il deepfake? Il deepfake è una tecnica che si basa sul funzionamento delle reti neurali, con la quale è possibile modificare il timbro della voce di una persona e anche i suoi tratti prosodici e fonologici per far sì che questa persona possa pronunciare parole con la propria voce. Proviamo a connetterci su YouTube, vediamo se trovo una cosa. Perché vi faccio vedere questa cosa qua? Perché ci incuriosì quando Striscia la Notizia, qualche tempo fa, applicò questa tecnica sull'onorevole Renzi. Allora, Renzi, deep fake, vediamo un po' se viene fuori questa cosa. Questa è una cosa, eccola qua, quella che venne, questa è proprio da Striscia la Notizia. Ragazzi, ma funziona questo? Chiudete gli occhi, o se non volete, cercate di concentrarvi sul suo tratto prosodico e sulla sua timbrica. Tu dovevi vedere la sua faccia, tu dovevi vedere la faccia di Conte quando gli ho detto che ha fatto questa faccia. No, io gli ho detto: ragazzi, scusate, io me ne vado. Il Zingaretti proprio. Perché ne parlai? È inimmaginabile che l'onorevole Renzi, fuori onda, sapendo benissimo che le telecamere, abbia pronunciato, si lasciasse andare a queste cose, no? Striscia la Notizia lo disse, è un deepfake. Allora, quando abbiamo visto questa cosa, siccome oggettivamente credo che sarete d'accordo tutti con me, che chiudendo gli occhi e sentendolo parlare, uno dice: questo è l'onorevole Renzi, non si discute su questo. Allora, in ufficio decidemmo di fare una prova, dicevo: ok, quanto si può ingannare la nostra percezione?
rispetto a un sistema di analisi forense di riconoscimento del parlatore, come per esempio quel sistema, il Nuance Forensi, che noi utilizziamo, che viene venduto dall'americana Nuance, ma di fatto è stato progettato e realizzato in Italia dall'allora Loquendo, che proveniva da Telecom Lab e che poi il prodotto l'ha venduto alla Nuance americana. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, fatemelo trovare qui, abbiate pazienza solo un secondo, ecco, abbiamo fatto una cosa, abbiamo detto, vabbè, a questo punto vediamo se la nostra percezione, cioè questa percezione che abbiamo di identità, anche se nelle scienze forensi, mi raccomando, non si può parlare di identità perché la certezza non è scientifica, quindi se questa forte somiglianza della voce del Renzi fake che vediamo lì in qualche modo viene rilevata dal sistema di analisi forense. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato in internet due interviste che abbiamo fatto all'onore, che l'onorevole Renzi ha rilasciato a giornalisti, insomma, in conferenze. Le abbiamo prese, l'abbiamo chiamata Renzi 2 e Renzi 1. Le abbiamo prese e abbiamo detto benissimo, adesso abbiamo due voci che certamente abbiamo preso 20-30 secondi ad ogni diciamo, intervista, e abbiamo detto noi adesso abbiamo due voci che sappiamo a priori appartengono all'onorevole Renzi, quindi un loro confronto parametrico con un sistema di riconoscimento vocale ci deve restituire un esito di positività e anche piuttosto con un grado, con un livello piuttosto elevato, e in effetti questo è successo. Perché vediamo un po', non si vede più, ahia, che cosa è successo? Ah, ok, ci siamo? Ok, che cosa è successo? Allora, questo è l'esito grafico che il sistema Nuance Forensic di comparazione della voce ci restituisce. La curva gaussiana di colore blu rappresenta la distribuzione di probabilità della popolazione di parlatori che è inclusa nel sistema. La gaussiana di colore verde rappresenta la caratteristica della voce del parlatore noto. Il tratto rosso rappresenta il parlatore ignoto. Se la linea di colore rosso, quindi il punto che essa forma incrociando la gaussiana, cade all'interno della gaussiana di colore verde, vuol dire che noto e ignoto c'è una forte compatibilità fra le loro voci. Più è alto il valore della LLR, maggiore è questo grado di compatibilità. Come potete vedere, il sistema mi dà 6,76, che credetemi sulla fiducia è un valore elevatissimo. Quindi ci aspetti, l'esito del test conferma quelle che erano le aspettative a priori. La voce di Renzi della prima intervista e la voce di Renzi della seconda intervista appartengono alla stessa persona. Abbiamo fatto anche il contrario, con una terza intervista, guardate, Renzi 3, E il risultato che otteniamo è identico. Quindi in questo modo cosa abbiamo fatto? Abbiamo testato il funzionamento del sistema, abbiamo detto ok, il sistema funziona, non ci sono dubbi. Poi abbiamo preso una voce di Renzi dell'intervista e l'abbiamo comparata con quella del deepfake, e guardate che cosa è successo che il sistema ci dice sì, c'è ancora una compatibilità, ma guardate il livello, siamo a 1,63, siamo appena al di sopra della soglia dell'inconclusive. Quindi fortunatamente 3 anni fa, quando abbiamo fatto questo esperimento, ancora il sistema di analisi in qualche modo riusciva a distinguere le voci, cosa che, scusate che devo riprendere, eccolo qua, cosa che adesso si potrà fare? Non dimentichiamoci che la tecnica del deepfake si basa su reti neurali, le reti neurali autoapprendono e di volta in volta correggono gli errori. Quindi capite che è una tecnica molto pericolosa. Mi rifaccio a quello che dicevo prima,
andate in rete, cercate deepfake e spoofing call e troverete un articolo, credo del Guardian, adesso non mi ricordo, che parla di una truffa che è avvenuta utilizzando insieme queste due tecniche. L'amministratore delegato di una grossa azienda inglese riceve una telefonata dal presidente, quindi numero del presidente, voce e inflessione dialettale del presidente, il quale gli chiede di disporre un bonifico di 250.000 sterline su un determinato conto. Vogliamo accusarlo di leggerezza? Insomma, voglio dire, abbastanza comprensibile. Il presidente mi dice, fai questo, io lo faccio. Il telefono è suo, il numero è suo, la voce è sua, non ci sono dubbi, lo faccio. In realtà era un deepfake. Se si fermò quando il soggetto che fece la chiamata, vedendo che la cosa era andata a buon fine, ha detto, sai che c'è? È andata bene una volta, ci provò una seconda, la seconda si è fatta venire un sospetto. Ma intanto 250.000 sterline sono andate fuori. Quindi, e ritorniamo al famoso gap di prima, che è quello che abbiamo riscontrato sui sistemi di intercettazione telefonica. Non dimentichiamoci che fino al 1990 la rete di telecomunicazioni nazionale era di tipo elettromeccanico, analogico. Poi nel 1990 la Telecom Italia ha completato la conversione delle proprie centrali da elettromeccaniche a digitali, introducendo le linee ISDN e introducendo in Italia quella che era stata la prima rete radiomobile cellulare, la rete ETAX, i famosi microTAC, non so se molti di voi li ricorderanno. In realtà, prima del microTAC, prima della rete ETAX, in Italia c'era e funzionava una rete radiomobile che si chiamava, l'acronimo era RTMI, Radio Telefono Mobile Italiano. Io ricordo, ero ragazzino, a Cortina vedevo queste macchine di grossa cilindrata dei turisti che venivano a Cortina, che avevano proprio a livello del cambio la cornetta vera e propria telefonica, o che andavano in giro con quelle valigioni da 2,5 kg, no, che fungevano da telefono, ed era di fatto un sistema di radiocomunicazione funzionante, ma in tecnologia analogica. E si parla, si racconta nel nostro mondo già da tanti anni di un aneddoto che, insomma, se vogliamo, è anche simpatico, di un signore che aveva questo sistema installato nella macchina, che a un certo punto una sera scende in garage, monta in macchina, con quel telefono chiama la propria amante e gli dice, cara, ti sto chiamando dalla macchina così non ci sente nessuno, e tutti i radioamatori della zona stanno piegati in due dalle risate, perché chiaramente il radiotelefono mobile italiano era un sistema di comunicazione che funzionava a frequenza radioamatoriale, fondamentalmente non mi ricordo più qual era la frequenza, ma certamente non era una comunicazione protetta, come non era una comunicazione protetta quella del telefono ETAX. Chi aveva il microTAC, non so se chi di voi l'ha avuto, sa che togliendo la batteria aveva tre contatti in rame, ma solo due spuntavano dalla scocca posteriore del telefono. Quello centrale era nascosto, cioè non toccava il corrispondente della batteria. Prendendo una pallina di carta stagnola, inserendola nel terzo contatto della scocca e facendo collegare la batteria, quindi tutti e tre i contatti della batteria, il telefono si trasformava in uno scanner. Digitando una serie di codici che poi erano conosciuti ai più sul telefono, ci si connetteva alla più vicina antenna e poi, spostandosi fra gli slot dell'antenna, si ascoltavano le comunicazioni di chiunque praticamente. Quindi era comunicazione analogica, ma all'inizio non era intercettabile, perché noi siamo passati ad intercettare le comunicazioni che avvenivano su telefoni fissi tramite dei registratori a bobine prodotti dalla Trevisana Radio Trevisan, che se voi all'epoca vedete, se adesso vedete una sala intercettazioni, è un bugigattolo di 5 metri per 5 con dentro tre server, tre armadi e tre server, basta, questa è la sala intercettazioni. Negli anni 90 le sale intercettazioni, quella del Tribunale di Roma, all'attico, diciamo, della palazzina del Tribunale di Roma, erano stanzoni enormi con tavoli dove c'erano
a centinaia di RT6000, di RT2000, centinaia di registratori, perché ogni registratore poteva fare una utenza telefonica. Che cosa succede? Succede che quando viene implementata la rete ETAX radiomobile non può essere intercettata dai registratori analogici, e a che all'epoca erano già diventati digitali con l'RT6000, ma comunque non poteva essere intercettata perché non esisteva la tecnologia per poter veicolare l'intercettazione verso la sala intercettazioni. Tecnologia che è questa, vediamo se la trovo, eccola qua. L'intercettazione tradizionale avviene con la collaborazione dell'operatore telefonico, al quale l'autorità giudiziaria dice: predisponi questa intercettazione, e che deve essere veicolata, fra virgolette, in copia verso il server della sala intercettazione. All'epoca questo con la rete ETAX non succedeva, tant'è che a un certo punto non potevano essere intercettate le telecomunicazioni che avvenivano con i telefoni ETAX. Un'azienda sviluppò un sistema, l'Italcel 900, era costituito da una valigetta che doveva essere portata a mano dagli operatori di polizia giudiziaria, i quali dovevano seguire l'utente, e se quello si sognava di partire da Reggio Calabria per andare a Milano, loro lo dovevano seguire per poterlo intercettare. E così si colmò questo divario, ma passò del tempo. Poi nel 95 in Italia venne implementata la prima rete radiomobile GSM, quindi totalmente digitale, quindi non più intercettabile con i sistemini, diciamo, fra virgolette, amatoriali, e l'Italcel 900 non servì più. E quindi nel frattempo si era realizzata anche l'infrastruttura per intercettare questa nuova tecnologia, ma anche lì passò del tempo. Quindi c'è sempre stato questo divario, e questo divario purtroppo c'è ancora. Perché? Perché ogni volta che viene sviluppata un'app che consente di fare chiamate esterne alla rete telefonica tradizionale, dobbiamo immaginare che quest'app le chiamate le fa non utilizzando il canale, vedete il mouse, lo vedete? Ecco, vedete, c'è il telefonino, comunica con la cella è collegata a un'entità funzionale che si chiama BNC, il flusso in comunicazione tradizionale, quindi la telefonata tradizionale, segue questo percorso A. Arriva al Mobile Switching Center e al Visitor Locator Register, passa attraverso un'altra serie di entità funzionali, se ne esce in PSTN e va verso il nostro interlocutore. Le chiamate che noi facciamo con le app non seguono questo percorso, ma seguono questo sotto, perché vengono realizzate sfruttando la rete internet, sfruttando il protocollo IP, TCP/IP, col quale io posso cifrare i dati. Perché è un protocollo che trasmette dati a pacchetti, quindi il protocollo resta lo stesso, ma se io cifro il dato nel pacchetto, io lo posso intercettare. Ma una volta che ho cifrato, che ho intercettato tutti questi pacchetti, non so cosa farmene, perché sono tutti cifrati. E quindi diventa difficile implementare un sistema di intercettazioni per poter intercettare questo tipo di tecnologia. E questo sistema di intercettazioni alla fine è nato per esigenza, per forza, perché oggi come oggi, ascolto, adesso vi faccio uno sfogo mio personale, ascolto polemiche, discussioni, le intercettazioni se ne fanno troppe, se ne fanno poche. Intanto le intercettazioni si fanno e sono regolamentate dal nostro codice penale in maniera ben precisa e lineare. E vi posso garantire che ci sono molti casi in cui, a richiesta del pubblico ministero di fare un'intercettazione, il GIP gli dice di no, se non sussistono i presupposti. Quindi l'intercettazione si fa se esiste un motivo per farla, se esistono i presupposti investigativi. E molti mi dicono: siamo tutti intercettati. No, non siamo tutti intercettati, lo posso garantire. Anche perché intercettare tutti significherebbe dover costruire un mainframe di server grande quanto l'aeroporto di Fiumicino. Probabilmente. Quindi, e avere la gente che ascolta, no? Perché è un piccolo dettaglio. Quindi l'intercettazione di comunicazioni è
è uno strumento di ricerca della prova, tanto diamogli una definizione ben precisa. Uno strumento di ricerca della prova è uno strumento assolutamente necessario, perché nell'attività quotidiana nostra, sia diciamo per scopi professionali che non professionali, l'essere umano ha bisogno di comunicare, è una necessità della quale non può fare a meno, e questo bisogno si diciamo manifesta anche nelle attività di tipo criminoso. È per questo motivo che organizzazioni criminali più o meno ampie, più o meno vaste, più o meno astute o più o meno stupide, cercano di volta in volta sistemi per poter comunicare che possano eludere i sistemi di intercettazione. Vi ricordate, non so se vi ricordate, un po' di tempo fa fu scoperto che alcune organizzazioni criminali, non credo di stampo terroristico, utilizzavano la PlayStation, la capacità della funzionalità di chat fra i giocatori della PlayStation. Capirete che fu un duro colpo, perché nessuno poteva immaginare, anche perché andare ad implementare un servizio di intercettazione in tal senso, cioè comunque richiede uno sforzo diciamo, tipo progettuale e fattuale, chiaramente. Come per esempio la messa in commercio dei cosiddetti criptophone, che sono telefonini che implementano un sistema operativo separato da quello nativo, che è un sistema operativo che cifra completamente il telefono e cifra le telefonate. La rete più famosa di criptophone che è stata realizzata era quella dei telefoni cosiddetti EncroChat, che ha fatto impazzire le polizie di tutta Europa. Ve lo dico, cioè io quando mi chiamava un pubblico ministero e dice: guarda, abbiamo sequestrato questi telefoni, vedevo che c'era un criptofono, gli dicevo: dottoressa o dottore, lasci stare, non possiamo fare niente. E questo non era un problema che abbiamo solo noi in Italia, è un problema che avevamo in tutta Europa, tant'è che dicono che c'è un limite a tutto, no? E c'era un limite anche a questo. A un certo punto l'Europol a bucare la rete ed è incrociata, c'è riuscita riuscendo a smantellare così l'intera rete, tant'è che adesso telefoni criptofon non se ne vedono più in giro. Ma cosa ci chiedevamo noi? Cioè, ma insomma, sì, ok, hanno smantellato la rete criptofon, ma queste persone che avevano in mano questo layout, questo know-how, ma vuoi che adesso non lo utilizzino per realizzare un'altra cosa? E infatti così è stato. Quindi, vedete, è sempre un inseguire la tecnologia, sempre un stare al passo coi tempi. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna implementare un sistema di intercettazione che sia indipendente dall'operatore telefonico. E qual è? Il Trojan. Per forza. Questo strumento che è stato demonizzato, io credo che qualunque strumento che possa essere realizzato, se viene utilizzato secondo dei protocolli e secondo delle regole scritte che devono essere rispettate, non possa solo che servire allo scopo per cui è stato fatto. Se ne è parlato tanto, lo sapete meglio di me, no? col caso di Palamara, no? Che in realtà ha fatto scoppiare la problematica, la polemica del Trojan e del suo utilizzo. Io non entro nel merito giuridico della questione perché non mi compete e quindi non lo affronto da quel lato, io lo affronto da un punto di vista tecnico, dicendo: guardate che purtroppo con lo sviluppo di tutte queste applicazioni, WhatsApp, Telegram, Signal, WeChat, giusto per citarne alcune, non c'è altro modo. Allora, o smettiamo di intercettare e con un grave nocumento per le indagini penali, oppure cerchiamo di stare al passo con la tecnologia e sviluppiamo strumenti che possano in qualche modo consentire, quando si tratta di investigare su dei crimini, quindi su violazioni del nostro codice penale, di farlo nella maniera più appropriata. Il Trojan è uno strumento che diciamo ha la capacità, quando il telefono glielo consente, poi ci sono una serie di problematiche che dietro, non pensate che l'intercettazione col Trojan si possa fare in 4-4. No, cioè, siamo in CIS, qui siamo in Italia.
No, no, ok, chiaramente è una battuta. Guardate, ne parlavamo prima, mi ha fatto una domanda, il dottor Sigala, dice questi esperti dall'estero, la prego, non mi fa, che poi come dicono a Roma, mi si rintorcina lo stomaco. Noi non abbiamo, credetemi, e non è per spirito patriottico che lo dico, non abbiamo nulla da imparare ormai da nessuno, anzi, qualcosina da insegnare ce l'abbiamo. Visto e considerato che la migliore piattaforma al mondo per la video image forensic è italiana, di una ditta di Trieste. La piattaforma si chiama Amped 5, creata e sviluppata dal genio di un ingegnere informatico, che è l'ingegner Martino Jerian, e che non ha competitor al mondo attualmente, che viene utilizzata dai RIS, dalla Polizia Scientifica, da pochi laboratori privati, fra cui il nostro. Viene utilizzata dalle polizie di mezza Europa, dalle polizie di oltreoceano, ed è attualmente una piattaforma incredibile. Adesso questa cosa l'avrei, credetemi sulla parola, l'avrei detta anche se non avessimo avuto la rappresentanza del capitano dei carabinieri, ma io vi vorrei portare all'interno di un reparto di investigazioni del RIS, o vi vorrei portare all'interno dei laboratori del servizio di polizia scientifica. Cioè, c'è da rimanere a bocca aperta. Ci sono delle figure altamente specializzate che veramente non abbiamo nulla da imparare da nessuno. Quindi, e questo grazie anche a quelli che sono poi i sistemi di comunicazione e di divulgazione che ci vengono messi a disposizione, e grazie anche all'ENFSI, che è una rete, un network europeo che raccoglie i laboratori forensi e le università di polizia di tutta Europa, nato con lo scopo proprio di condividere e divulgare metodologie e di anche realizzare dei protocolli di investigazione scientifica. Quindi sicuramente in quel senso veramente siamo come in altri campi delle eccellenze. Su questo io ne sono convinto, ma non è una mia convinzione intima, è una convinzione che osservo quotidianamente nel corso del mio lavoro. Le vorrei chiedere, soldato, di spendere due parole in più sul Trojan, perché magari ne abbiamo tanto sentito parlare, però magari esattamente come funziona, magari non tutti abbiamo questa consapevolezza. Allora, mi consenta, parlavamo prima dell'aspetto percettivo, no? Parlando della voce dell'onorevole Renzi. Uno degli esiti delle intercettazioni, cioè cosa possiamo trarre dall'intercettazione? Dicevamo prima il contenuto semantico, la trascrizione. Non c'è procedimento penale che, diciamo, nel quale siano state operate dei servizi di intercettazione che non preveda, diciamo, la trascrizione del contenuto delle conversazioni. Cioè il tribunale nomina un perito, questo perito deve trascrivere il contenuto delle comunicazioni intercettate. Ovviamente, credetemi, l'operazione di trascrizione è tutt'altro che facile, ma soprattutto non è facile quando il segnale intercettato non è qualitativamente buono. E questo capita spesso con le intercettazioni di tipo ambientale. Cioè non l'intercettazione della telefonata, che notoriamente ha un livello qualitativo piuttosto elevato, ma con la conversazione intercettata all'interno di un ambiente che può essere una stanza di un appartamento, un ufficio o un'autovettura, e che possono essere affette da numerosi rumori ambientali che vanno a disturbare il segnale vocale. In quel caso intervengono una serie di meccanismi che sono descritti in psicoacustica, per cui magari io sento una cosa e quella cosa non è vera. Io sorrido sempre quando in televisione, quelle rare volte che guardo Striscia la Notizia o altre trasmissioni che si occupano, ahimè ormai non più di divulgazione ma di fare indagini, questa è una cosa che mi dà fastidio, quando fanno ascoltare delle intercettazioni e scrivono sotto, in sovrimpressione, il contenuto dell'audio, no? E uno legge, ascolta, ma è vero? Ah, porco, ha detto quello,
Ah sì sì, è verissimo, ma magari è un audio disturbatissimo. Da un punto di vista forense non si capisce niente, però è vero, ha detto questo. Allora, tanti anni fa uno dei maggiori esperti che abbiamo avuto in Italia di fonica forense, il compianto professor Paoloni, a un certo punto disse: voglio fare un esperimento, perché adesso dice mi sono stufato, voglio fare un esperimento. E che cosa fece? Ricreò in laboratorio un piccolo spezzone di registrazione simulando un'intercettazione ambientale di pessima qualità, ma credetemi, come tante volte ne troviamo nei procedimenti penali. Poi disse, diede questo spezzone a quattro laboratori di fonica forense in Italia, RIS, Polizia Scientifica, Galileo Ferraris di Torino e il nostro laboratorio, e ci disse: fate dei filtraggi, operate con delle tecniche di voice enhancement, non mi interessa di sapere quali, dopodiché il risultato me lo restituite, io lo do a 12 periti trascrittori professionisti. Vediamo che cosa scrivono. Il risultato finale fu questo che vi faccio sentire. Certo, è normale, no? Molto completo. Ma era ovvio. Come mai non sentiamo il suono? Vediamo. Ah, aspettate, scusate. Ecco, ha funzionato fino a prima, adesso chiaramente non funziona più. Mi sembra logico. Allora, la conoscete la barzelletta dei tre ingegneri sulla 500? Allora, intanto che riavvio il computer ve la racconto, così perdiamo un po' di tempo. Ci sono tre ingegneri su una 500, a un certo punto la 500 si ferma. Gli ingegneri sono l'ingegnere elettrico, l'ingegnere meccanico e l'ingegnere informatico. L'ingegnere elettrico comincia a fare tutta una serie di teorie, dice sarà lo spinterogeno, la batteria si è scaricata, un cavo a massa. L'ingegnere meccanico dice no, dice guarda che qui o è il condotto di alimentazione della benzina oppure molto probabilmente il carburatore è sporco. L'ingegnere informatico, ascoltando gli altri due, gli ha detto scusate, ma perché non usciamo dalla macchina, rientriamo e vediamo se si accende? Perché purtroppo in campo informatico, credetemi, questo succede. L'altro giorno stavamo acquisendo in laboratorio con la mia collega un telefono nell'ambito di un'indagine molto importante. Il pubblico ministero ci aveva detto per favore fatemelo presto, non c'era verso di acquisirlo, il sistema falliva, cioè acquisizione fallita, ci avremmo provato 30 volte. Ora parlate con qualunque esperto di digitale della 500 e le entrate. Il giorno dopo abbiamo detto vabbè, scriviamo una relazione, scriviamo al pubblico ministero che purtroppo non si può fare niente. Ho detto vabbè, senti, rientriamo nella 500. È andato tutto bene. Il computer non era stato riavviato, il telefono non era stato riavviato, quindi con l'informatica a volte succede questo. Una spiegazione scientifica c'è, e il problema è che non la conosciamo. Allora, vediamo se... scusatemi, ma a questo punto... Il microfono vicino al microfono di questo, abbassiamo il microfono, è proprio perché è come se il sistema audio non... Le casse sono queste, non vorrei che... Però va via, sì, mi dispiace perché... Vediamo se si accorge di qual è il problema. Ah, eccolo qua, vede che l'abbiamo trovato il problema. Vediamo un po'. Vediamo se è vero. Ok. Allora, rientriamo nella nostra slide. Dicevamo, quindi l'ingegner Paoloni fa questo esperimento, sottopone l'audio a 12 periti e i quali ascoltano questo segnale. Complesso.
voi ha capito qualcosa? Veramente, eh? Ma azzardate, ve lo faccio risentire. Ammazzare. I 12 periti in qualche modo si spinsero oltre e scrissero: Erto sto a Mazzara, sto a ammazzare, c'ho una macchina e si fa così. Uno. Fiera a Mazzano ci sarà un assaggio, vendita bottiglie. Ma scusate, vi posso chiedere una cosa? Concentratevi sulla seconda frase. Fiera a Mazzano ci sarà un assaggio, vendita bottiglie. No, concentratevi, facciamo come giù Cascasella. Allora, adesso vi faccio leggere. Quando fu fatto ascoltare ai periti, gli fu sottoposta questa trascrizione, i periti dissero: caspita, avete ragione. E dopo dissero: avete ragione, gli ha detto sì, abbiamo ragione, adesso vi facciamo ascoltare l'audio originale. Questo è successo perché voi pensavate che la frase fosse pronunciata nella vostra lingua e quindi al di sotto di un certo livello del rapporto segnale-rumore, nella convinzione che il dialogo sia, diciamo, pronunciato nella nostra lingua, il nostro cervello cerca di associare la consecuzione dei foni a quello che è il nostro bagaglio di parole di cui, diciamo, siamo a disposizione, dicendo: questa veramente non la riconosco tale, però assomiglia ad ammazzato, quindi, no? Se poi leggiamo, chiaramente troviamo una conferma non solo uditiva ma anche visiva. Ecco perché dicevo sorrido quando in alcune trasmissioni vedo, e non voglio, caso Vannini, riportiamo a quello, vedo che scrivono sotto, purtroppo io sorrido perché so che ci state in qualche modo condizionando nel nostro giudizio. Poi uno va su Facebook: ha ragione, l'ho sentito anch'io, sì certo, sei convinto di averlo sentito, però purtroppo nella realtà dei fatti le cose sono un po' diverse. La tecnica in questione nell'ambito delle indagini criminalistiche si chiama dispute d'utterance e può essere utile per dirimere questo tipo di questioni, cioè quando il perito del giudice dice: ho sentito casa, e il consulente di parte dice: ho sentito cosa. Allora a questo punto si possono utilizzare delle tecniche che si chiamano appunto di dispute d'utterance, per cui si vanno a misurare le frequenze formanti delle vocali in contestazione, casa e cosa, la prima vocale o è una A o è una O. Quindi si vanno a misurare le frequenze formanti, se nel fono considerato mi trovo una prima formante, una seconda formante, una terza formante più o meno equidistanti, quelle sono tipiche di una A. Quando la prima e la seconda sono molto vicine, tipo la prima a 700 e la seconda a 1000 Hz, vuol dire che molto probabilmente quello è un fono, una O. Se ho la prima 500, la seconda 1700, quella è una E. Se ho la prima 400, la seconda 2000, quella è una I. E via dicendo. Quindi, quando è possibile, lo possiamo fare. Ma purtroppo non sempre è possibile. E la percezione ci frega, scusate il termine, anche con il riconoscimento della voce. Io mi chiamo un avvocato, tempo fa, l'avvocato Minghelli. Bravissimo avvocato di Roma che è anche un grande appassionato di teatro e quindi amatorialmente si diletta a fare l'attore. Mi dice: guarda Marco, ti chiamerà un cliente straniero e c'ha bisogno di una perizia fonica. Dice: guarda, è un personaggio un po' così, dice, però dice, vedi se puoi dargli una mano. Dico: va bene. Non si fanno nomi, a parte un nome di battesimo, ma non vuol dire niente, quindi non ho problemi di divulgazione. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera, sono Marco Zanaro, parlo con... oddio, forse ho sbagliato il numero? No, è Florian, sì, ti conosco, ciao Marco, come stai? Sì, ciao, buonasera, come, tutto bene, tu? Niente, stasera è venuta polizia, 4 di mattina, e signora ha avuto paura, non sapevo come fare. Infatti mi ha telefonato l'avvocato Minghelli, mi ha detto appunto di chiamarti perché voleva capire... No, 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 Minghelli, no, no, stavolta non vado con lui, quello mi sta carcerando, no, grazie. Senti, chi mi consigli, dai, consigliami un avvocato. Beh, come faccio, no, guarda, cioè, mi metti un po' in imbarazzo, sinceramente, per questa cosa. Allora chiamo quello che mi ha fatto prendere condanna per furto, no, perché almeno quella volta non ho andato in galera. Scusa, posso sapere chi è? No, no, non te lo dico, tanto poi ti chiamo, non ti preoccupare. Ah, va bene. Telefonata un po' lunga, poi mi chiamò e io lo richiamai. Personaggio. Pronto? Pronto, avvocato? Sì, sono l'avvocato Scicolode. Buonasera, chi è che parla? Sono Marco Zanaro, avvocato, mi ha detto di chiamarla il suo cliente, quello rumeno. Chi siete? Marco Zanaro di Roma. Io già la conosco, che volete? Che mi posso fare? Sono il perito, quello, il perito fonico. Ah, fonico, sì, sì, sì. Cioè, veramente non mi ricordo, ma che volete da me? No, forse mi sono sbagliato, mi aveva detto un suo cliente di chiamarla, un cliente rumeno, di chiamarla perché probabilmente c'era da fare una perizia fonica, lui gli è arrivata la polizia in casa, gli hanno sequestrato. Ah, 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 Floren! Sì. Che chi ne è spiazzato? Sì, sì, ho capito, ho capito, sì, Floren! E che ci dobbiamo fare? Forse c'è da fare una perizia fonica, non lo so, pensavo che lei mi potesse dare informazioni maggiori. Eh sì, devo ancora passare a pagare, quando paga faccio la richiamo, ok? A questo punto, vabbè, questa invece è la voce dell'avvocato Minghelli. Questa è. Ciao Aldo, tutto quello che mi devi. Senti, volevo chiederti una cortesia. Dimmi. Per il convegno del 20, no? Volevo, sì, registrare la tua voce per poi compararla con quella di altre persone. E far vedere appunto praticamente come si fa una comparazione. Va bene, va bene. Allora, che ne so, dimmi cosa... Ti autorizzo via... niente, oggi sono stato a un convegno organizzato da Spanger e da alcuni suoi collaboratori molto bravi, relativamente alla riforma Orlando. Ah, ok. La domanda che vi faccio è, secondo voi quanto si assomigliano queste voci? E questo mi conforta perché mi dimostra che l'avvocato Minghelli è veramente un bravo attore, perché è sempre lui che parla e le telefonate sono costruite. Quindi, vedete, l'aspetto percettivo a volte può trarre in inganno. Può trarre in inganno perché? Perché diciamo che in fonica forense si usa questo, diciamo, questo esempio, e cioè quanto è ampia la scala di grigio secondo voi da 0 a 100, da 20 a 80, cioè fino a qui, oppure cambia qui o cambia qui, quanto è ampia questa scala se considerate che la barra centrale è il segnale e lo sfondo è il nostro rumore. Questo è il problema che diciamo con questo esempio vi voglio rivolgere. Il problema è che in realtà se togliamo il rumore ci accorgiamo che la scala di grigio non cambia, e questo è un aspetto che bisogna sempre tenere in considerazione quando utilizziamo l'esito di un'intercettazione telefonica che non abbia un livello qualitativo elevato e sul quale dobbiamo lavorare sia per trarre un, diciamo, esito di tipo semantico, sia per trarre un esito di tipo identificativo come quello della voce, e questo, diciamo, ecco, è una caratteristica che dobbiamo tenere in considerazione. Mi diceva del Trojan.
Sì, chiedevo di spiegare un attimo cos'è, e non tutti purtroppo lo sappiamo. Sì. Abbiamo visto che l'intercettazione tradizionale prende, diciamo, le comunicazioni, l'intercettazione si forma nella centrale dell'operatore telefonico, è lì il momento in cui il segnale viene intercettato. Quando arriva nel server della sala intercettazione della procura, lì viene registrata, quindi lì si forma il file audio, ma tecnicamente l'intercettazione si forma nella centrale, nell'operazione di, diciamo, deviazione del flusso comunicativo verso la sala intercettazione. Questa è l'intercettazione tradizionale. No, questa è per instradamento, è un discorso un po' particolare, riguarda il fatto di poter intercettare legalmente in Italia comunicazioni estero su estero, senza chiedere una rogatoria internazionale. E questo è possibile perché? Perché il nostro codice essenzialmente dice: se un utente in Germania che ha un contratto con un operatore tedesco chiama un utente in Grecia che ha un contratto con un operatore greco, e però la telefonata transita nel territorio nazionale, siccome transita a casa mia, io a casa mia me la guardo, me l'ascolto e ci faccio quello che voglio. Ora, siccome noi abbiamo Telecom, una grossa azienda di telecomunicazioni che ha un'azienda satellite che è la Telecom Sparkle, che gestisce moltissime infrastrutture fisiche di comunicazione intercontinentale e internazionale, molti operatori esteri che non hanno queste infrastrutture fanno dei contratti di usufrutto, di roaming, chiamiamolo come vogliamo, delle infrastrutture italiane. Quindi sono molti i casi in cui la comunicazione estero su estero transita in Italia. E questo è l'esempio dell'intercettazione per l'istradamento. Poi abbiamo l'intercettazione invece tramite Troia, che, come vedete, è tutta un'altra cosa. Viene sviluppato un piccolo agent, chiamiamolo agent, che viene inoculato attraverso varie metodologie all'interno del telefono bersaglio, del target. Questo agent non fa altro che aprire una porta di comunicazione virtuale verso un, diciamo, un computer che è chiamato, può essere, lo chiamiamo in tanti modi, ma è un command and control. Attraverso questa macchina si inocula poi il software che realizzerà il vero e proprio applicativo di intercettazione, che è un software particolare che lavora in modalità hide, quindi in modalità nascosta, e che a seconda delle funzioni che gli viene chiesto di espletare, restituisce al server di command and control i dati che gli vengono chiesti. Quindi non è vero che il Trojan prende tutto, vede tutto e fa tutto. Il Trojan fa quello che il decreto di intercettazione ha detto di fare. Se il decreto di intercettazioni ha detto che il Trojan deve solo ascoltare le telefonate che avvengono tramite WhatsApp, il Trojan farà solo quello, non farà nient'altro. Ok? Questo è sempre che chiaramente sia possibile l'espletamento di questa funzione in ragione del tipo di telefono e del tipo di sistema operativo che viene utilizzato. Ci sono dei Trojan che sono specializzati sulla parte WhatsApp, ci sono dei Trojan che sono specializzati sulla parte, diciamo, telefonate, ci sono dei Trojan che possono essere impostati per dire alla fotocamera: ogni 5 minuti scattami una foto, prima con la fotocamera frontale e poi con la fotocamera posteriore. Ovviamente senza che il telefono si illumini, si accenda, faccia niente di niente. Ovviamente i Trojan implementano dei sistemi di sicurezza per evitare che l'utente possa accorgersi di essere intercettato, e non è vero che un sistema antivirus lo può rilevare, perché ovviamente, siccome i sistemi antivirus operano sulla base della firma digitale del virus che viene contenuta in un database, quando il vostro sistema antivirus dice aggiornamento del database, aggiorna semplicemente le firme digitali dei virus conosciuti. È ovvio che se il sistema antivirus si ritrova ad affrontare un virus a lui sconosciuto, per lui non sarà un virus. Quindi, a meno che non abbiate attivata una funzione di scansione euristica, che però restituisce un sacco di falsi positivi, probabilmente il vostro sistema antivirus non funzionerà, e questo è il motivo per cui ultimamente il ransomware, come si chiama, adesso mi sfugge, sta colpendo un sacco di aziende.
Quindi lo stesso vale per il Trojan, cioè solo un'analisi effettuata manualmente andando a fare un reverse engineering sulle applicazioni potrebbe scoprirlo, altrimenti i Trojan che vengono utilizzati dalle, diciamo, dall'autorità giudiziaria sono strumenti che, insomma, ripeto, a meno di non fare una discovery proprio di reverse engineering su tutte le applicazioni del telefono, non si possono rilevare. Invece si possono rilevare quelli commerciali, perché ce ne sono tanti, costano $300 a ogni 3 mesi, l'azienda che li vende, li trovate su internet, l'azienda che li vende vi fornisce anche il supporto di installazione. L'unica grande differenza con i Trojan utilizzati dall'autorità giudiziaria è che questi richiedono la disponibilità del telefono per poter essere inoculati, mentre quelli in uso all'autorità giudiziaria possono essere inoculati anche da remoto. Il dato quando viene restituito, cioè il dato che mi interessa, cioè la comunicazione WhatsApp, in quale modalità? Allora, la telefonata, non possono essere in tempo reale. Non sono in tempo reale, ma per una ragione di tipo tecnico proprio, perché la telefonata in tempo reale richiede una trasmissione in tempo reale, e questo significherebbe esaurire la batteria del telefono nel giro di 30 minuti. Quindi la telefonata che viene effettuata con l'applicativo viene registrata a blocchi di 2, 3, 5 minuti, chunk di 5 minuti, dopodiché ogni singolo blocco, che ha una dimensione in kilobyte relativamente ridotta, sfruttando le tecnologie di comunicazione in 4G, viene inviata nel giro di un secondo. Però c'è sempre un tempo di ritardo, tant'è che quando è necessario per diversi motivi avere una situazione in tempo reale, si cerca di prediligere altri tipi di intercettazioni invece del Trojan. Altrimenti, e poi c'è il problema della disponibilità della rete radiomobile. È chiaro che se un telefono a un certo punto va in una zona di poca copertura, il Trojan continua a memorizzare, nel momento in cui il telefono ritorna in copertura si carica tutti i dati. I Trojan consentono di ricevere comandi anche tramite SMS, e questo perché? Perché siccome l'SMS viaggia, come vi avevo fatto vedere prima, viaggia sul canale comunicativo A, che è un canale comunicativo che funziona anche semplicemente con tecnologie 2G, quindi GSM, è più facile che il telefono vada in una zona di mancanza di copertura di tecnologie GPRS, quindi 3G, 4G e 5G, piuttosto che la 2G. La 2G è un po' più robusta, anche perché lavora a frequenze più basse. Quindi se il telefono va fuori copertura, io comunque provo a mandargli un SMS per dire al Trojan: inizia a registrare, mandami una foto, mandami l'SMS. Quando poi il Trojan riceve il comando tramite SMS, quando poi il telefono rientrerà in copertura, restituirà il dato che ha accumulato. Ripeto, non è un problema di sistema di intercettazione, è un problema di regolamentazione. Quando c'è una regola per l'utilizzo e la regola viene rispettata, è solo, credetemi, un beneficio per la nostra sicurezza che possa esistere un sistema del genere, visto e considerato che altrimenti sarebbe molto difficile. Io credo che non sia un problema di intercettazione, come dice lei, io credo sia un problema di disvelamento dell'intercettazione, della resa pubblica del dato penale che viene acquisito, che dovrebbe essere coperto dal segreto istruttorio in una determinata fase, e che poi quando viene disvelato tendenzialmente attiene a cose che hanno ben poco di penale, magari qualcosa di morboso piuttosto che altri aspetti anche di carattere politico, eccetera. Quindi, ma non è un problema solo del Trojan? No, assolutamente. Quindi voglio dire, non è sicuramente un problema che facciamo troppe intercettazioni, no. È l'uso che viene fatto successivamente all'indagine. Certo. Mi sembra di dire che abbiamo messo sul tavolo tantissimi argomenti, ce ne sarebbero tanti ancora da dire. Le chiederei soltanto per concludere, quali sono le nuove frontiere? Non lo so, penso ad esempio ai droni, penso al Bitcoin, penso ad Alexa, cioè cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro? Allora, tempo fa mi chiamò, ma poi è uscito sui giornali, quindi non è una notizia segreta. Tempo fa mi chiamò il responsabile della polizia penitenziaria di un carcere italiano e disse: senti, abbiamo un problema.
dice, ci abbiamo un modo per evitare che i droni si avvicinino? Dico, perché? Perché stanno usando i droni per introdurre in carcere cose che non sono consentite. E dice, ormai, questo sono talmente, poi è uscito anche la notizia, è uscita sui giornali, e per questo motivo che ne posso parlare, anche se comunque non facciamo riferimenti ad alcuna situazione. Ed è un problema che purtroppo si sta verificando sempre di più, l'utilizzo dei droni. Un drone, immaginate, piccolino, silenzioso, chi lo vede la notte? Cioè, allora, o costringiamo tutti a tenere finestre chiuse e tutto chiuso, ma sappiamo bene che soprattutto in determinate città d'estate è piuttosto difficile, oppure dobbiamo implementare sistemi che possono essere dei jammer per poter evitare che il drone possa ricevere dei comandi. Ma il problema del jammer però è che non possiamo porre un freno alla radiazione elettromagnetica, non possiamo dire alla radiazione elettromagnetica da qui ti fermi qua dove c'è il muro del carcere, e quindi l'utilizzo del jammer diventa un problema. Il jammer, non so se sapete, è un dispositivo di disturbo delle comunicazioni radiomobili cellulari che venne sviluppato inizialmente per scopi militari. I jammer erano posizionati nella prima unità mobile delle grosse colonne dei convogli militari e avevano lo scopo di impedire la comunicazione radio per l'innesco di eventuali sistemi di detonanti. Vengono utilizzati tuttora sui convogli che trasportano il presidente americano, no, cioè, è uno strumento molto molto potente che azzera completamente il segnale radiomobile cellulare, qualunque segnale in radiofrequenza relativamente alla sua capacità di estendersi ovviamente in frequenza. Però non possiamo dare un freno all'onda elettromagnetica, quindi rischiamo di utilizzare un jammer e di far sparire il segnale radiomobile cellulare a mezzo quartiere, quindi quello è un problema abbastanza grosso che si sta cercando di affrontare. Per quanto riguarda Alexa, cosa vi devo dire? Io non la voglio a casa, e questo è poco ma sicuro, ma per un motivo molto semplice: ma se quella mi risponde quando io la chiamo, vuol dire che sta ascoltando, e se ascolta e si sta ascoltando, io che garanzie ho che quello che sta ascoltando in realtà non lo trasmetta in rete a qualcuno? Non ho nessuna garanzia, quindi io personalmente non voglio dire che sono, ci mancherebbe, ho il diritto di non fidarmi. Ho parlato con un sacco di gente, non riesco a capire se questo può essere vero o no, ma non mi sembra inverosimile, che mi dice, senti un po', ma l'altro giorno stavamo in macchina, ho parlato che mi piacerebbe fare un viaggio a Cuba, entro su Facebook e comincio a vedermi tutte le pubblicità dei viaggi a Cuba, ma com'è sta storia? E dico, disattiva hey Google sul tuo telefonino e poi vai dove ti pare. Problema grosso. Bene, credo che alla fine di questa serata sicuramente si riconferma quello che avevo detto all'inizio, che l'attività investigativa è il mestiere più bello del mondo. Poi con le tecniche forensi, con le indagini forensi, con le scienze forensi è ancora più affascinante e è sicuramente difficile. Ma una cosa può essere bella, tendenzialmente è notoria che deve essere anche difficile. Io comunque ringrazio tutti voi per l'attenzione, sono convinto che è stata una serata molto interessante. Ringrazio il dottor Zonaro. Grazie a voi per avermi ascoltato e sopportato. Vamos lá, vamos lá.